Scientology è un movimento religioso nato negli Stati Uniti nel 1954. Ron Hubbard, il fondatore e unico autore dei testi della Chiesa, dopo una brillante carriera negli anni 30 come scrittore di fantascienza e altri generi, scrisse nel 1950 il testo Dianetics, La forza del pensiero sul corpo, libro atto a potenziare le risorse inesplorate della mente. Dopo 4 anni di ricerche, Ron Hubbard si imbatte nella rivelazione di Thetan, un essere potenzialmente onnipotente e senza limiti che costituisce la fonte della vita. Dalla natura profondamente religiosa di questa scoperta nasce Scientology. Ad oggi la stima dei membri attivi in Italia è di circa 10.000 persone. Scientology è molto diffidente nei confronti dei media. La loro posizione è che i giornalisti abbiano dei preconcetti. Il giornalista è un nemico, in sostanza. È una persona che in qualche maniera vuole distruggere l'immagine che loro vogliono dare della Chiesa. Sentiamo il racconto di alcuni apostati. Enrico Costantini è entrato in Scientology dopo essere stato in un centro di recupero per tossicodipendenti affiliato alla Chiesa, il Narconon. Da lì in poi ha dedicato 16 anni della sua vita al movimento. Ha coinvolto la sua famiglia e speso tutti i suoi soldi, mettendo in crisi anche la sua attività professionale. Giacomo Soggia era un brillante imprenditore del Nord-Est. Dopo una piccola crisi professionale ha deciso di seguire un corso presso la Chiesa di Scientology per potenziare le sue capacità imprenditoriali. Ha dedicato un decennio della sua vita al movimento. Dopo esserne uscito, ha fondato il Comitato di Difesa delle Vittime di Scientology. Maria Pia Gardini, della celebre famiglia milionaria, è entrata per seguire la figlia, anche lei traghettata nel movimento attraverso i centri in Narconon. Maria Pia è arrivata alla fine dell'addestramento spirituale della Chiesa. Ha vissuto 2 anni in America, nella Mecca della perfezione tecnica di Scientology. Ron Hubbard, il fondatore, ha preso da tante religioni, buddismo, islam, cattolicesimo, ebraismo, i Veda, ha messo tutto in un mixer, in uno shaker, ha shakerato il tutto e ha tirato fuori una pseudo religione. In Italia Scientology è al momento solamente un movimento religioso che però aspira ad avere uno status di religione, quindi ufficialmente riconosciuta anche dallo Stato. Questo evidentemente gli permetterebbe di avere maggiore prestigio, di avere una maggiore possibilità di raccogliere adepti, ma anche quella di pagare meno tasse. Scientology si professa religione, non lo è, non è stata riconosciuta dallo Stato in Italia. Scientology è tutto perché è una religione, se vogliamo dire può essere una pseudofilosofia, ma il discorso è purtroppo che Scientology è, come giustamente è stata definita dal nostro Ministero degli Interni, un'associazione a scopo di lucro. E addestra le persone ad usare la verità preconfezionata, utilizzando delle tecniche ben precise per portare le persone a pensare che Scientology sia quella cosa sana che tutti aspettano da sempre. Il primo approccio può avere tantissime strade. Dopo la prima accoglienza, che solitamente è supportata da un bombardamento d'amore, da un ascolto alla persona, c'è l'indirizzo verso dei corsi precisi che devono portare la persona alla sua purificazione, alla sua sanità. Il bombing, il bombardamento d'amore, mette la persona nella condizione di rilassarsi, di pensare di aver trovato il gruppo giusto, le persone giuste, e quindi di accettare qualsiasi altro impegno. Il primo impegno può essere la combinazione di un test, il secondo impegno sarà quello di fare un corso a pagamento con tutto quello che poi ne conseguirà. Questo è tutto il ponte di Scientology che è fatto a livelli. Questi sono tutti corsi introduttivi, dove di solito una persona che tu conosci e che è già in contatto con Scientology ti invoglia a venire a vedere. Qui troviamo corsi sulla comunicazione, qua troviamo anatomia della mente umana, poi abbiamo un corso di orientamento nella vita, sono tutti corsi introduttivi. Ecco, qui si vede bene lo studio, passavamo ore seduti uno davanti all'altro a fare esercizi con fogli prestampati di cosa bisognava dire a persone che non conoscevano Scientology per convincere a entrare in Scientology. Qui venivamo premiati per i corsi fatti.
eravamo lì e tutti applaudivano perché si parlava di come avremmo portato migliaia di persone in Scientology. Qui io faccio l'imitazione di Ron Hubbard sulla nave. Una delle tecniche, se vogliamo chiamarle così, di primo contatto utilizzate da questo gruppo sono per esempio le lettere. C'è stato un signore che poi ha passato a me la sua corrispondenza, che ha ricevuto per un certo periodo di tempo delle lettere molto amicali. Carissimo Pietro, mi chiamo Sonia e collaboro con la Fondazione di Scientology ed occupo il posto di consulente per lettera. Ho notato che hai frequentato il corso di auditing, sono lieta di ricevere le tue impressioni su questa conoscenza, scrivimi, invia, eccetera, eccetera. Questo signore non ha mai partecipato a nessuno di questi eventi. Ipotizza, insomma, che il suo indirizzo sia stato preso da qualche altra banca dati. Scientology è da sempre attiva nella lotta contro droghe e psicofarmaci. La Chiesa finanzia i centri Narconon per la disintossicazione e riabilitazione dei tossicodipendenti. In questi centri si praticano terapie di recupero a base di saune e vitamine. Nei centri Narconon i pazienti studiano dagli insegnamenti di Ron Hubbard come affrontare nuovamente la vita con corsi ed esercizi di comunicazione. Mi colpì, appena entrai, una foto, perché mi piaceva molto il mare, con una nave, con un tizio che era Ron Hubbard, questa nave con la scritta sotto che praticamente gli diceva che c'era la verità rivelata. Poi mi hanno detto praticamente con i corsi che si facevano lì uno acquisiva un potere spirituale tale da uscire dal proprio corpo e avere il pieno controllo di tutto il mondo circostante, capirai, un po' la droga, che, no? Un po' la debilitazione, e ci ho creduto subito. In una fase del programma narco tu colpi i rifiuti liberi di questo problema. Tu bevi quest'olio che sostituisce il grasso nel tessuto adiposo, butti fuori grazie al sudore le tossine e prendi l'olio, dunque formi il grasso nuovo e dunque ti disintossichi per sempre. Il risultato finale è che non sei più soggetto alle ristimolazioni da droga. Non è vero, perché tutti quelli che ho conosciuto io che hanno fatto il programma narco, salvo una persona su migliaia che ho conosciute, purtroppo per loro e per me, sono tutte tornate a fare uso di droga, tutte. Lui realizza, è vivo grazie a Scientology e quindi entra in Scientology. Era la prima parte del ponte di Scientology, poi fine quello che fai. Sono andato fuori dal narco a Roma, la chiesa di Roma di Scientology. Per questo il narco dove stavo io ha preso il 10-15% sui soldi che ho pagato a Roma, l'ha preso il narco. E poi sono andato a Copenaghen e sono diventato clear. Dopo clear ho fatto la preparazione per i livelli OT e sono tornato a usare eroina. Per Scientology l'idea dell'auditing è quella di permettere all'individuo di liberarsi dal corpo e di tornare all'originale stato di essere divino. Nel gergo di Scientology un OT, tetan operante. È una terapia che si basa sulla premessa che raccontando esperienze negative ci si può liberare da sentimenti repressi. Lo strumento dell'auditor è l'e-meter, un galvanometro che lo aiuta a valutare i problemi del suo cliente. Questo si chiama emitter o elettropsicometro. Scientology dice che questo strumento misura l'energia vitale o l'anima della persona, la coscienza. In realtà non è nient'altro che un misuratore epidermico. Questa persona stringe le lattine collegata a questo macchinario che rilascia corrente a basso voltaggio. La persona che sta da questa parte, che è il psicoterapeuta, che è chiamato auditor da Scientology, fa delle domande ben precise alla persona. In base alle domande che fa a questa persona, la persona si emoziona, emana questa emozione attraverso la pelle. Il misuratore, l'emitter, misura un'alterazione dello stato epidermico. Ed ecco che la lancetta si muove. Gli auditor